attraverso questa grata, vedetelo, a Valkenburg, un doppione delle Olimpiadi. Di nuovo si rumina, è il caso di dirlo, il campionato dilettante. Tra i quattro in fuga, nessun azzurro, a dispetto delle nostre speranze di rivincita. Pedrori, per quanto bravo, come a Londra si classificherà quinto. Primo, lo svedese Snell, che veste l'invidiato arcobaleno. Ed ecco i professionisti, Middelkamp, immeritato campione del 47, e quest'altro ditelo voi, e questo pure. Che vuol dire l'ambiguo sorriso di Schulte? Oggi no, ma domani si sa, batterà Coppi nell'inseguimento. Gino e Fausto si mostreranno l'un l'altro i denti, e così perderanno sistematicamente il loro tempo giro su giro. Al ventesimo abbandoneranno tra i fischi. Magini invece, partito male, arriverà quarto. Il belga Scott, in testa sin dal terzo giro, tiene saldo il suo posto, invano insidiato nel finale dal tenace Lazaridès. 27° e ultimo giro, sul terreno implacabilmente viscido, volata a canguro verso l'iride che ravvolgerà il suo ansito felice.